Allora, buongiorno a tutti, siamo a Cesenatico per la Coppa Italia WISP 2015. Siamo qui con le ragazze componenti del misto Veneto. Uno. Veneto 1, grazie. Abbiamo Lisa Zanca e Gloria Guandalini. Come è andata la vostra prima esperienza ai campionati nazionali WISP? Bene, bene, direi bene. Siamo arrivate settime su 11 squadre, quindi siamo andate molto bene. E io vorrei ringraziare i nostri due componenti maschili, Tommaso, cioè aiuto necessario, e Vince, indispensabile direi, e Vince, sostegno morale, che c'era da casa, dopo era l'aiuto da casa. Sì. Bene, l'ultima partita è stata fondamentale, sì. Prova. L'abbiamo fatto con le marche. Alza il infatti, vogliamo raccontare un aneddoto, qualcosa che vi è rimasto impresso la competizione? Direi che l'ultima partita, appunto, quella vinta 3-0, è stata fantastica. Poi le nostre due partite, assolutamente, io avversario, cioè, è stato altrettanto... Scusate, non si sente, manca il microfono. Grazie. Grazie. Sente, brava, brava, ok. Adesso non abbronzati troppo. Quindi ragazzi, insomma, un'esperienza positiva. Positiva, vogliamo andare in Messico. Positiva. E vogliamo andare in Messico. Messico. Sì. Vogliamo parlare cosa vuol dire Messico per voi? Messico. Beh, allora adesso noi abbiamo rotto il ghiaccio in questa competizione nazionale, la prima nostra competizione direttamente sul terreno di gioco così di Cesenatico. E adesso noi siamo pronte per il Messico. Sì, tra 6 mesi ci siamo. Assolutamente. Guarda, spieghiamo un attimo a chi ci segue da casa. Stiamo attivando, stiamo attivando un gemellaggio con l'Accademia MIC di Merida, serve la crema, Alberto Castellani, coach di fama internazionale WISP, e stiamo attivando questo gemellaggio con il Tennis Club Gaiba e la WISP Veneto a livello regionale. Sì. Noi, io penso che anziché il misto, forse questa volta riusciremo a fare il femminile proprio. Sì, sì. Quindi vorresti giocare contro una selezione messicana. Vuoi far vedere la coppa che vinciamo oggi? Fate vedere un po' le premiazioni. Ok. No, cameraman, please, here. Guarda che siamo qua. Numero 1, Italia 1. Aspetta. Ecco. Grazie. Chiudiamo in bellezza, volete fare un saluto, un augurio, un ringraziamento? Sì, io vorrei chiamare i componenti della squadra, Vince, Tommy. Ecco, ora magari c'è un problema tecnico. Fabio, cambio regia. Sì, grazie. Tommy è momentaneamente impegnato nell'inquadratura. Ecco, fate un saluto anche voi, grazie da casa, a volte dire una cosa. Un saluto alla mia famiglia di Rimini, che mi ha permesso di essere qui. E ringrazio le ragazze e il mio compagno, Zanca Junior, perché mi sono stati sempre vicini anche non giocando, perché io non ho mai giocato. Facciamo vedere che va a prendere la maglia. Volevo lanciare questa polemica. Tagliamo questa parte. No, non censurate, tagliamola. Ah, tanto inquadravo in là. Sì, io vorrei ringraziare il presidente, solo grazie a lui se siamo qui abbiamo potuto fare questa esperienza meravigliosa. Grazie presidente. Devo ringraziare Tommaso per la sua, per il suo sostegno in partita, perché senza di lui non ce l'avrei fatta. Non ce l'avremmo fatta. Quindi dai, un ringraziamento generale. Io vorrei che ringraziaste anche le Marche, che senza il loro forfè non ce l'avreste fatta. Le Marche che ci hanno fatto questo regalo, hanno invitato di fare una brutta scala, una grande classifica. Grande. Bravi, bravi tutti. Quindi direi che possiamo chiudere da Cesenatico con un bel urlo. Vogliamo urlare un solo Veneto 1, direi. Siamo Gai, Veneto 1. Sembra un po' forte di cura. No, dovete urlare Veneto 1. Sì. Pronti? 3, 2, 1. Veneto 1! Perfetto.